Ancora assieme, ben ritrovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura torniamo a parlare dell'aeroporto intermodale di Ronchi dei Legionari, l'aeroporto Trieste Airport, così si chiama, che vede appunto anche una nuova fermata della linea Venezia-Trieste proprio a Ronchi, denominata Trieste Airport. Sentiamo Antonio Marano sull'interporto appunto. Presidente Marano, oggi è una giornata storica, l'inaugurazione del polo intermodale, un'opera record nei tempi, ma soprattutto un'opera che rilancerà l'aeroporto e il territorio in chiave economica. Assolutamente, noi siamo molto ottimisti sulle prospettive dello scalo, pensiamo che la realizzazione di quest'opera consentirà veramente un cambio radicale delle abitudini. Oggi possiamo veramente usufruire di tutti i mezzi di trasporto da un unico punto, e un unico punto che si è trovato casualmente in un punto baricentrico della regione, quindi Trieste, Gorizia, Udine, vicinissime, tutte nel giro di 30 minuti, sono tempi che, se si valutano su scala globale, sono tempi da metropolitana. Infatti i treni regionali che arrivano, e ricordo che ci sono 70 convogli sulla linea Trieste Venezia, ci mettono il regionale 28 minuti, quindi una cosa straordinaria. Presidente, il prossimo passo, l'entrata del partner privato, può spiegare anche tecnicamente i tempi di questa operazione e le opportunità per l'aeroporto che significa questa operazione? Il percorso del nostro scalo, il nostro piano industriale ha previsto innanzitutto la ristrutturazione aziendale, quindi il risanamento dell'azienda, in secondo luogo gli investimenti in infrastrutture, di cui il polo è la parte, direi, conclusiva per la parte non di volo, perché quest'estate andremo a rifare anche la pista, e il terzo passaggio, quindi 40 milioni di investimenti sui 3 anni, e il terzo passaggio sarà quello dell'ingresso di un partner industriale. Oggi le compagnie aeree si aggregano e necessariamente anche gli aeroporti si debbono aggregare. Noi abbiamo posto dei paletti per quanto riguarda la gara, vorremmo entrare in un'orbita più grande, riteniamo che questo aeroporto abbia tutte le caratteristiche oggi per andare sul mercato, quindi conti in ordine e un'infrastruttura all'altezza dei migliori standard europei. E con il nuovo partner riteniamo di poter fare assolutamente quel balzo che poi tutti i nostri clienti si aspettano, quindi in termini di tratte servite, di hub collegati. Oggi presenti anche esponenti del mondo economico sloveno e anche politico sloveno, abbiamo visto il sindaco di Capodistria Popovic. C'è la sensazione che questo aeroporto serva un'area trasfrontaliera anche? Assolutamente sì, la nostra catchment area l'avevamo un po' smarrita in questi anni, vogliamo recuperarla e riteniamo che Ronchi Trieste Airport sia una porta d'ingresso per una macro area che comprende non solo Slovenia e Carinzia, ma anche Croazia e tutta l'Istria. Siamo una porta d'accesso incredibile, specialmente se si considerano le possibilità che il treno poi offre. Basti pensare che siamo stati approcciati anche da operatori di autobus a lunga distanza, questa è la direttrice est-ovest, e Flixbus per esempio si fermerà a breve sulla linea Nizza-Fiume. Ora andiamo in provincia di Udine, a Fagagna, compie 40 anni la sacra rappresentazione della Via Crucis di Ciconico di Fagagna. Era iniziata con una sequenza di quadri viventi nell'ambito della processione del Venerdì Santo del 1979, spostandosi dapprima sulla piazza della chiesa e poi sulle colonnine del paese. Ora è diventata una vera tradizione. Quasi tutti gli abitanti del paese hanno partecipato alla Via Crucis. La passione del Ciconico ha saputo creare aggregazione e valore nel piccolo paese friulano che da ben 40 anni, dicono gli stessi organizzatori, l'associazione culturale, un gruppo di amici, si parte insomma da Aquileia, questa edizione 2018 affidata dalla regia di Giacomo Trevisane, alle scenografie di Luigina Tunisini, ha un sapore particolare. Partirà infatti dalla Basilica di Aquileia, raccontando la storia di due scalpellini che si trovavano a realizzare il mosaico di gioia nell'antico centro romano. La storia di Giona è una metafora dell'esperienza terrena del Cristo e della sua passione, ed ecco quindi il legame con la storia e il messaggio pasquale. Parliamo invece di welfare, lo facciamo con Flaviano Zandonai all'IRSE di Pordenone. Questo ricercatore presso Eurix
con Ranieri Antonio Zuitone, direttore del servizio di integrazione sociosanitaria presso la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Incontri di cultura economica per il ciclo Ambiente, Welfare, Comunità curato dall'IRSE. Flaviano Zandonai e Ranieri Antonio Zuttion sono intervenuti sul tema della spesa pubblica per sanità, pensioni e assistenza, esponendo nuove soluzioni per affrontare il problema. Dottor Zandonai, il titolo dell'incontro di oggi è Rigenerare il welfare. È possibile migliorare il benessere dei cittadini e allo stesso tempo ridimensionare la spesa pubblica? Ma io penso che è prima di tutto un dovere migliorare la qualità della vita delle persone. E secondo me questo obiettivo lo si può fare oggi se si riesce a riportare il welfare più a diretto contatto con i luoghi di vita delle persone e delle comunità locali, cioè portare il welfare dove le persone vivono, dove le persone abitano, nei loro luoghi di lavoro, nei luoghi dove fanno cultura, sport, ricreazione. Il welfare deve ridefinirsi lì dentro. Se si ridefinisce lì dentro come parte integrante dei progetti di vita delle persone, forse allora può porsi anche l'obiettivo di essere meno gravoso anche per quanto riguarda, come dire, l'impiego di risorse economiche, soprattutto pubbliche. Però il primo obiettivo è quello di essere più vicino a quelli che sono i bisogni, le necessità e i luoghi, i contesti in cui le persone abitano. Se fa questa cosa, può costruire anche un modello di sostenibilità diverso. Cos'è un'impresa sociale e come si rapporta al volontariato? Ma un'impresa sociale è prima di tutto un soggetto economico di natura imprenditoriale, quindi che produce dei beni e servizi in maniera continuativa nel corso del tempo, secondo dei criteri di natura appunto di impresa, dove però a cambiare è la funzione obiettivo, perché per un'impresa sociale l'obiettivo non è massimizzare l'interesse dei proprietari dell'impresa, ma di fare invece l'interesse generale della comunità. Quindi tutto quello che fa un'impresa sociale è finalizzato a incrementare quello che è il benessere, come dicevamo prima, no? Piuttosto che la qualità della vita delle persone e delle comunità attraverso la produzione di beni e di servizi. Questa cosa è visibile soprattutto in certi campi del welfare, però oggi c'è una riforma di natura normativa molto importante che apre all'impresa sociale molti altri settori di attività. In cose diverse dal volontariato, sostanzialmente nell'impiego di alcune risorse. Diciamo, il volontariato soprattutto si avvale di risorse di natura gratuita piuttosto che di natura donativa. Le imprese, in quanto imprese, per quanto a finalità sociale, operano anche sui mercati, possono essere mercati pubblici o mercati privati, e si avvalgono anche di personale retribuito, possono anche avere dei volontari, però di solito per fare impresa sociale hai bisogno anche di personale retribuito, quindi è un altro tipo di modello economico, ma la finalità sostanzialmente è la stessa. Ancora in provincia di Udine per parlare di buone novità sul fronte occupazionale, se non altro perché arrivano due nuovi discount dopo le inaugurazioni di Spilimbergo e Trieste. C'è questa azienda Aldi che arriva anche in provincia di Udine, questa multinazionale tedesca, infatti ha deciso di aprire per questo giovedì due nuovi punti vendita sia a Reana del Royale che a Manzano, aperti 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8.30 alle 20. L'arrivo di questo brand in via Nazionale 21 ha permesso l'assunzione di ben 16 collaboratori. Il punto vendita presenterà un'area vendita di oltre 1.300 metri quadri e quella esterna di oltre 13.800, 67 i posti d'auto a disposizione. Un supermercato invece, quello di Via del Cristo numero 1 a Manzano, che darà lavoro a 17 dipendenti. Complessivamente insomma saranno 31 le persone assunte. Il punto vendita in questo caso avrà un 1.400 metri quadri e l'area esterna di 3.600, però ben 94 posti auto. Entrambi i punti vendita avranno uno store concept al design, dal design studiato ad hoc proprio per il mercato italiano. All'interno in particolar modo si troveranno 6 elementi distintivi: un reparto ortofrutta che prende spunto dai mercati rionali delle grandi città, il banco dei sapori dedicato alla gastronomia regionale, l'area Pan del D dedicata ai prodotti del forno, un corner chiamato Caffè al D dove sarà possibile degustare il caffè e fare una pausa, una vinoteca con bottiglie selezionate e un'area dedicata ai prodotti in promozione che saranno rinnovati ogni lunedì e giovedì. Ben il 75% dei prodotti presentati alla clientela, hanno spiegato i vertici della società, arriveranno da fornitori italiani, mentre l'85% delle linee presenta prodotti a marchio Aldi con articoli selezionati e sottoposti ad attenti controlli di qualità. Il marchio, anche se ancora poco noto in Italia, è uno dei leader nel settore della grande distribuzione organizzata ed è sempre considerato il principale rivale della Lidl, altro colosso tedesco che è presente nella grande distribuzione. Andiamo a Cividale, parliamo di dialoghi sul potere che sono arrivati
dove se ne è parlato al Future Forum con l'economista Giovanazzi. Un paese che ha una risorsa fantastica che sono i giovani, cioè nonostante la scuola non funzioni, non sai tutti i guai, ogni anno io che insegno all'università vedo arrivare generazione dopo generazione di ragazzi in media tutti fantastici. E questo lo si vede sia in quelli che rimangono in Italia sia in quelli che decidono di andare altrove. Quindi secondo me è un paese che sa produrre tanto capitale umano, un futuro ce l'ha di sicuro, poi dopo si può fare di tutto per distruggere questo capitale umano, però insomma, per ora si continua a creare. Ecco, spesso continuiamo a creare capitale umano che però poi per trovare spazio è costretto ad andare all'estero. Sì, questo è vero, ma insomma diciamo, l'andare all'estero non è un male in sé. Il problema è che non ci sono altrettanti bravi ragazzi indiani che vengono qua, perché se ci fosse un ricambio ne vanno tanti, ne arrivano altrettanti, questo andrebbe benissimo. E poi anche di quelli che vanno via, sono tutte persone che mantengono dei forti legami col posto da cui provengono, quindi c'è un'esternalità positiva anche se uno va via, non è solo negativa. Ecco, il tema centrale del Future Forum è l'economia della bellezza, quindi il futuro passa anche dal saper valorizzare le bellezze che ci sono in casa, dal proprio territorio. Beh, certo, questo è un paese che se giri per il mondo tutti lo riconoscono per la natura, per la storia, per gli edifici, eccetera. Quindi il guaio è che abbiamo fatto tutto il possibile per rovinarne un bel pezzo, salvo accorgersi dopo aver rovinato la pianura dietro Palermo, che è una delle più belle pianure d'Italia, e adesso è difficile ricostruirla, però ne rimangono ancora tante belle. E ora in provincia di Pordenone a Erto riprendono con l'arrivo della primavera le visite guidate alla diga del Vajont. Si tratta di visite brevi indicate per chi in poco tempo, 40 minuti, vuole conoscere com'è nata la tragedia, i soprusi commessi fino agli ultimi attimi prima di quella tremenda notte. Gli informatori della memoria sono a disposizione per accompagnare gli ospiti sul coronamento della diga, miracolosamente rimasta intatta. Camminare sulla sommità della diga insieme al racconto è un modo di sentirsi parte di quella comunità defraudata e dispersa per ignobili scopi economici. Per quanto riguarda il calendario delle proposte 2018, il Parco delle Dolomiti Friulane ha appena pubblicato sul proprio sito e nei profili social le opzioni disponibili. Si parte dunque a Pasqua con il 1° aprile, si replica poi il giorno successivo, Pasquetta, e dopo alcune settimane di stop si riprenderà mercoledì 25 aprile, poi con il fine settimana che va dal 29 aprile al 1° maggio, mentre in cui sarà possibile anche effettuare visite anche le altre domeniche nei mesi di giugno e luglio. L'opzione sarà attiva anche nei giorni festivi oltre che il sabato. Andiamo a Lignano, arriva De Gregori, sarà l'unica data nel nord-est, una vera esclusiva. Francesco De Gregori in concerto all'Arena Alpe Adria di Lignano il prossimo 19 luglio alle 21. Un concerto organizzato in collaborazione con il Comune, la Regione Friuli Venezia Giulia e Zenit si inserisce nel cartellone di Note Nuove 11, la rassegna di musica moderna proposta dall'Associazione Udinese Euritmica da 11 anni. Il concerto in esclusiva per il Nord-Est fa parte del nuovo Tour 2018 del cantautore romano. I biglietti sono già disponibili in prevendita. Il Tour 2018, il nuovo di Francesco De Gregori, partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più belle e prestigiose località italiane fino a settembre. De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielmetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti, ma che rappresenta una assoluta novità per il pubblico italiano. La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori, ma anche gioielli nascosti, canzoni mai passate alla radio e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. «Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo delle mie prime note», dice De Gregori, «ma mi piace anche quel silenzio, un po' stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa. La scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».
Ancora in provincia di Pordenone sarà affidato a una ditta esterna il servizio di manutenzione e cura di marciapiedi, viabilità ciclopedonale e aree verdi a Brugnera per una spesa di 43.000 euro. Una scelta che rappresenta una novità che il comune Mobiliero, che fino allo scorso anno ha sempre affidato il servizio ai propri operai, periodicamente nel periodo stagionale di primavera e autunno si rende necessario provvedere alla pulizia periodica delle erbacce cresciute ai bordi dei marciapiedi, delle cordonate che contornano le aiuole alberate, nonché delle aiuole di delimitazione delle piste ciclabili. Aree che si trovano, spiegano gli uffici comunali, all'interno dei centri abitati di Tamai e Maron di Brugnera e San Cassiano. Il servizio in passato veniva eseguito da operai del comune, ma ora, dato il numero limitato di operatori e la mole di lavoro che è cresciuta considerevolmente, la struttura non è più in grado di portare a termine questo compito, da qui appunto la scelta di affidarsi alle cooperative. Ci fermiamo con l'edizione del Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi tutti per aver scelto il nostro telegiornale e continuate a seguirci anche attraverso la pagina Facebook di Media 24 Television, piuttosto che sul canale YouTube. Ci ritroveremo con le altre notizie. Alla prossima, risentirci.